scuola formale di sapere che si presenta una persona che non è formale di sapere che una scuola di Roma. E quindi non è Dakle, jedno online javljanje sa talijanskim astronautom Lukom Parmitanom, koji je u dva navrata boravio u svemiru 2013. godine i 2019. na 20. godinu. On je ukupno u svemiru proveo godinu dana, odnosno 366 dana, obavio je mnoga istraživanja, pokuse, bio je u svemirskim šetnjama i on će nam u jednom 20-minutnom izlaganju i sam dosta ispričati o tim svojim događajima sa međunarodne svemirske postaje. Luca Parmitano, buongiorno ragazzi qui al Museo Nikola Tesla, che ringrazio tanto per averci accolto. Museo di tecnologia, di cose straordinarie che abbiamo visto stamattina in un'intervista alla radiotelevisione croata che abbiamo fatto qui. Buongiorno ai ragazzi, agli amici di Fiume, Rijeka, la scuola, bellissima scuola che abbiamo nel segno proprio di questo rapporto straordinario scuola croata e lingua italiana, la nostra scuola italiana di Rijeka Fiume con il console generale Bradanini. E io sono molto contento di iniziare per la prima volta la giornata dello spazio che si fa in tutto il mondo qui a Zagabria con un testimone di importanza eccezionale come Luca Parmitano, che sicuramente ci racconterà cose insospettate e insospettabili. Invece è importante per la nostra vita quotidiana di oggi, ma soprattutto di domani, per essere più sostenibili, per essere meglio capaci di comprendere i mutamenti. Prossima slide. Ecco, durante la missione Beyond, che dal luglio di tutto il mondo, nelle varie posizioni possibili per lo spazio, non l'ultima, quella da astronauta, abbiamo una comoda presenza di astronauti nello spazio e ne abbiamo avuti. Siamo uno dei primi paesi in Europa per quanto riguarda il numero di personale che ha donato